Ciao a tutti, di nuovo eccoci qui in un video fatto in garage. Allora, questa è la nostra porta basculante del garage. Adesso la cosa che più vi salterà all'occhio probabilmente saranno questi segni di pittura, un po' così al cane perché non è completa, ok, però da questo lato non aveva bisogno di una grande ripitturata. Adesso parliamo della serratura, però un attimo vi spiego. Non aveva bisogno di questa grande ripitturata, c'erano però dei punti dove la ruggine cominciava un pochino a manifestarsi. Allora che ho fatto? Sempre materiali di recupero, io vi invito ad usare i materiali di recupero quando possibile e se non avete risorse finanziarie per fare un lavoro, diciamo, a regola d'arte, ma comunque accettabile, avevo una latta di vernice ramata, non color acciaio grigia, quindi come è la porta che mi aveva regalato un amico, tra l'altro, mezza latta era. E allora ho detto: vabbè, di fuori non la posso fare perché comunque tutti i garage sono grigi. Adesso la tonalità non è essenziale, però deve mantenersi grigio. E allora lo faccio all'interno, comunque sia nelle parti dove c'è maggiore necessità di perché c'è qualche segno di ruggine. E allora vedete qui nelle parti, diciamo, soprattutto nelle giunture. Ho cercato e poi qui i lati dove ci sono le guide e i cavi di scorrimento, queste le ho fatte praticamente complete. Poi per il resto andiamo adesso ad analizzare la nostra serratura, vediamo i pro e i contro. Qui ci ho messo, questi più che altro servono per mia madre perché gli sta più comodo con dei cordami, ecco, questo c'era già, questo anzi era prima era una roba, non c'era più la campanella, ma c'era un cavo da serrande, quelle io ce l'ho rimesso, non ho potuto rimettere il maniglione, ma fa questo da maniglione, fa l'asta. Non ho potuto rimettere la maniglia perché vedete è proprio qui dietro, però la maniglia di fuori ce l'ho messa con adesso tutto appannato, comunque ci ho messo le viti in maniera tale, ovviamente prima di inserire questo, che la maniglia fuori serve. È stato un lavoro abbastanza impegnativo, perché questo è duro. Ho dovuto bucare qui, due, qui e sotto, e andare tutto in linea non è semplice a farla andare bene lì. E questo sotto, questa ho riutilizzato quella vecchia, perché almeno l'ho risparmiato e sono andato sul sicuro. Ho dovuto allargarla perché non c'entrava. Questo invece sì, proprio la sua. Vedete, all'inizio c'era solo questa, questo pezzettino e sotto, che poi è la parte più fragile, la parte sotto di un garage, perché se aprono, aprono da sotto, non è che vanno ad aprire da sopra. Ok, questo è duro, è abbastanza resistente. Questi sono i garage, infatti ci sono questi rinforzi, qui ai lati è quadrangolare, però comunque sia. Questo è stato veramente un colpo, vedete è un po' così, forse si nota che c'è l'anello d'acciaio dentro, anche se è completamente ricoperto dalla malta in pratica. È stato un colpo perché non riuscivo ad andare in linea, assolutamente. Quando ho dovuto rismontarlo, perché come ho detto in un altro video, questa è nuova, non è quella originale. Cioè, allora mi spiego, quella originale proprio, ovviamente l'ho tolta perché era ad una chiusura sola. Ne avevo comprata un'altra montata, qui avevo stretto troppo queste viti. Adesso andiamo a vedere anche fuori com'è. E si era sfondata e questo non scorreva più bene. Era durissima, non era più possibile rimetterla in sesto. L'unico modo è stato smontarla, aprirla, vedete, andate a vedere il video, un'autopsia di una serratura se volete, per vedere come è fatta all'interno. E poi con lo scalpello da muro, che è un bestione d'acciaio, e col martello l'ho raddrizzato, ma oramai non si può più, o perlomeno io non riesco.
se qualcuno ci riesce mi dia pure un consiglio su come fare, ma non credo sarà possibile richiudere la condotta delle molle messe come si deve. Quindi l'ho dovuta ricomprare un'altra, smontare tutto, vedete, questa è la placca, ho dovuto fare dei buchi qui quadrangolari, questa è una placca d'acciaio che aggiunge altri 2 mm alla porta. Non solo, qui davanti c'è un'altra placca forata, ma comunque sia una placca da 1,5 mm. C'è la placca anche perché non ho potuto comprare quella sua originale, che costa più di 45 euro, hai capito? Cioè, costa più la placca esterna che la serratura, quasi, che ne costa 53. Questo pure l'ho riciclato da quello vecchio, anche se penso magari di comprarlo alla fine, perché mi serve se voglio riutilizzare quella vecchia, non questa, di questo tipo qui, ma quella che c'era prima, che ancora è funzionante, questo mi serve. E quindi questo più nuovo lo metto qua, quello più nuovo, diciamo. Comunque per adesso va benissimo così, funziona benissimo. E che altro dire? Questa lasta l'ho dovuta tagliare perché era troppo lunga. Per centrare finalmente lì quel buco, perché non è come quel buco che avete visto nel video precedente della porta di legno, la serratura esterna alla porta di legno, lì si vede dov'è, no? Non è un problema. Qui no, qui il buco deve coincidere che sotto c'è il montante, era difficile, anche perché andava a cozzare irrimediabilmente qui nella parte dove c'è la salitella in cemento. Questa salitella in cemento me la fece un muratore, diciamo, amico di famiglia, che adesso non c'è più da un anno o due, e fece un ottimo lavoro, perché saranno più di 20 anni che ha questo cemento. Di fuori invece purtroppo lo stesso c'era, me l'aveva fatto anche all'esterno, adesso lo vedremo un attimo. Ma non c'è più il cemento che aveva fatto lui, così bello perfetto, perché hanno rifatto l'asfalto anni dopo e hanno tolto tutto. Allora l'ho dovuto rifare io, ma ovviamente non è venuto alla stessa maniera. Poi, soprattutto con questa malta schifosa che ho comprato, che si sfarina tutta, non ho capito perché. Fortuna che è una malta con delle fibre. Dovrebbe in teoria aggregare di più, ma è una schifezza completa. Meglio il cemento Portland normale. Allora, e quindi niente, questa è così. Andiamo un attimo a vedere esternamente. Ecco, qui vedete il cemento. Io ho fatto adesso un lavoro un po'. Ci sono vari strati, come vedete. Non è che serve una cosa precisissima, mi serve perché con la macchina entro meglio, tutto lì, non è un'opera d'arte, però funziona, dai. Allora, andiamo a chiudere. Ecco qui, potete vedere il... Ah, qui come ho fatto allora alla fine per risolvere l'impasse di questo buco? Ho messo della malta fresca, ho tirato giù l'asta per vedere effettivamente dove cavolo c'entrava l'asta, e poi sono andato ad erodere esternamente, l'ho fatto bello largo come vedete con lo scalpello, e poi ci ho ficcato dentro l'anello d'acciaio e l'ho murato. È andata. Allora, un dato negativo è che qui, che voglio dire ancora, questo pesa, quindi basta poco vento, non è più in equilibrio perfetto come prima purtroppo, quindi basta poco vento e questa tende a chiudersi. Come si risolve? Mettendo dei contrappesi quassù, ok? Solo che la mia idea non è che era, devo solo adesso un attimo trovare il tempo e i materiali, cioè, li dovrei avere. Mettere dei rinforzi perlomeno agli angoli, se non in tutta la struttura, almeno fino a qui, e ovviamente anche quassù, solo che se io li metto sia quassù
che laggiù il peso sì, un'altra volta pareggia e torniamo al discorso che lì ce n'è di più. Poi non devo esagerare col peso, perché comunque questa è una porta molto pesante, basculante, le cinghie sì, reggono, però oh, non si sa mai, se si danneggia qualcosa lì ti viene giù una porta che pesa più di 100 kg, penso. Quindi bisogna stare attenti ad aggiungere i pesi. E allora pensavo a mettere solamente magari dei tubi cavi, solamente molto limitati agli angoli, che sono quelli più a rischio, e metterlo un po' più lungo qua, in maniera tale che si bilancia meglio. Adesso vediamo, intanto faremo. Allora, questa è la, vedete qui c'è la maniglia, perfetta, ecco va giù da sola, vedete? La pittura è stata fatta così un po' a cane perché pensavo di ripassarci un'altra volta, qui c'è antiruggine, c'è pittura, c'è diversa, ci sono diversi strati. Insomma, non è finito, però non l'avete visto com'era prima. Prima era l'unico che era completamente arrugginita la facciata, mentre gli altri, e qui ce ne sono diversi di garage, erano già stati riverniciati, quindi, e poi comunque sì, almeno una protezione ce l'ha dalle intemperie. Allora, vediamo qui esternamente come si presenta. Qui, l'ho fatto io questo taglio, vedete, non è preciso, non è perfetto, che ho dovuto tagliare, questa è la placca esterna che vi dicevo, pensavo di metterci dello stucco metallico, non lo so, adesso vediamo, in teoria quella compra, si dice così dalle mie parti, cioè quella che si compra, industriale, originale sua, era una placca che qui non si vedevano i bulloni, si passa dei bulloni da dietro e che vanno a stringere, poi c'è una copertura, insomma una cosa un po' complicata, bella, fatta bene, carina, però vi dicevo il costo 45 euro assolutamente, cioè, mi sputano in un occhio qui i condomini se gli vado a fare pure quella spesa lì. Qui vedete i bulloni della piastra messa internamente. Questa è la piastra esterna, purtroppo ce ne sono solo tre perché di qua c'è il meccanismo, non c'è proprio, non è che l'ho scordato io, non c'è. E così, questo era nero mi pare, o grigio, non me lo ricordo più, comunque l'ho pitturato perché era tutto arrugginito, stando fuori, potete ben immaginare. Mi suona il telefono. Già, se era uno squillo, adesso vediamo chi è. Comunque io ho concluso il video e spero che possa essere stato utile per chi vuole. So che non è un video di lavori, ma c'ho veramente, non dico bestemmiato perché non bestemmio, ma per rendervi un'idea, cioè ci ho faticato, imprecato, ecco, diciamo così, parecchio, non sarebbe stato edificante vedermi al lavoro in questa, perché questa è stata molto più faticosa, lavorare nel metallo, d'altronde non è una cosa semplice, piuttosto che nella porta precedente, invece lavorare nel legno. Comunque adesso funziona e questo mi rende orgoglioso per il lavoro fatto e avete visto, no? Si chiude perfettamente, non so, ve lo devo far vedere, ok, vediamo un po'. E poi magari c'è gente che non si fida o che dice si chiude male. Faccio vedere, ecco qua. Ecco, questo va in folle, una volta si dice così, va in folle se non. Ed è chiuso. Bene, per ulteriori lavori, adesso uno dei prossimi lavori che vorrò fare, oltre al rafforzamento della porta, degli angoli perlomeno, sono, e questo sarà da ridere, non per me, ma in generale,
come si chiamano? Le inferriate fai da te con del materiale, con del ferro di recupero. E dovrò fare un lavoro di saldatura, prendere le misure per quella finestrona là. Che vedete adesso c'è tutta la roba appoggiata che di sicuro non è che agevola qualcuno che volesse entrare, però io voglio un'ulteriore sicurezza e ci metterò delle inferriate, o almeno ci proverò. Vi terrò aggiornati, se volete iscrivetevi, mettete il mi piace, cliccate sulla campanella per gli aggiornamenti, insomma fate voi o fate vobis, come si dice in latino maccheronico da parte di chi il latino non lo conosce. Ho anche delle video lezioni di latino, ovviamente per quel poco che posso aiutare, c'è gente che... Andate nel canale di un professore, si chiama Luigi Gaudio, io... Utilizzo con profitto le sue lezioni, sono molto valide per chi vuole almeno avere un'infarinata così di latino e di letteratura latina. Oh, io vi saluto e vi ringrazio per la visione. Ciao a tutti.